Ciao Francesca Mencacci, Nazione. Ciao. Questa è stata una trattativa, se ci racconti la trattativa, se è stata una trattativa lampo, una trattativa perché hai scelto Perugia e che cosa ti aspetti personalmente da questa stagione? È stata una trattativa che è durata, penso, più o meno una settimanetta, dal momento in cui è andato via Elezai. Perugia cercava un portiere, e, insomma, la società, tramite anche la Juve, si sono fatti avanti. E, diciamo che questa per me è una grande opportunità perché l'ultima volta che avevo solcato i campi, diciamo, della Serie B si parla di 3 o 4 anni fa, 3 anni fa, e non pensavo di ritornarci così presto, comunque se non pensavo di ritornarci, invece eccomi qua, quindi per me è motivo d'orgoglio e diciamo che voglio dimostrare che posso starci. Il ruolo, sono arrivato ora, c'è Antonio che è un gran portiere, e io ora penso solo ad adattarmi bene, allenarmi bene e a far vedere alla società che praticamente ha fatto la scelta giusta, diciamo, prendendo me. Poi, durante il campionato, vediamo, dai. Posso? Una domanda per uno. Ti hanno soprannominato Batman, ho letto da qualche parte, lì nelle tue esperienze precedenti. Ai tempi della Ai tempi, Ferraresse, appunto, ma 5-6 anni fa. 5-6 anni fa. Poi ho Sì. sentito alcuni aneddoti, anche con Chiellini, ho letto da qualche parte, quella della Porsche, eccetera, e cioè il fatto che ha avuto anche l'opportunità comunque di stare vicino a giocatori importanti. Sì. No, lì ero molto più piccolo, avevo ai tempi della Juve, avevo 17-18 anni, praticamente ero aggregato in prima squadra perché c'erano tre portieri a Manninger, Chimenti e Buffon, a turno quando uno si infortunava praticamente salivo su e mi allenavo con loro e è capitato a volte che ho fatto dei viaggi con Chiellini perché lui è di Livorno, io sono di Rosignano, insomma, provincia di Livorno e quindi tornava bene. No, diciamo il fatto di Batman, quella cosa lì, riguardava i tempi della Carrarese, che è stato un anno, diciamo, uno dei più importanti per me, che infatti poi mi ha lanciato in cadetteria. Ok, e una domanda invece anche per te. Per te questa è la prima esperienza, diciamo, fuori da casa, se vogliamo. Esperienza importante e soprattutto sei un difensore che comunque sa anche segnare, se non sbaglio. In primavera hai fatto 3 gol, correggimi se sbaglio, l'anno Sì, scorso. l'anno scorso sono riuscito a fare 3 gol e ho avuto anche la fortuna di da gennaio far parte della rosa della prima squadra dell'Hellas Verona e ho avuto, diciamo, la fortuna anche di crescere calcisticamente perché ho a fianco giocatori di livello e quest'anno è la prima esperienza fuori e mi sono trovato, devo dire, benissimo, la squadra mi ha accolto bene. E nel mio ruolo i giocatori mi aiutano un sacco e quindi credo sia la piazza giusta per crescere. No, volevo chiedere a Nocchi, intanto mi presento, sono Enrico Fanelli di acperugia.com, volevo sapere se c'è un modello in particolare a cui ti ispiri nel tuo ruolo. Ma diciamo nessuno in particolare. Ogni portiere ha la sua caratteristica, diciamo mi piace vedere caratteristiche che a me piacciono in diversi portieri, come può essere l'elasticità che ha Julio Cesar, oppure come sta in porta Neuer, ecco, alcuni dettagli di tanti portieri, ma non uno in particolare. E poi la domanda la vorrei girare anche a Nicolò, se possibile. Mi ha colpito molto negli ultimi anni Bonucci, perché come caratteristica, diciamo, mi assomiglia di più, mi piace giocare comunque dal basso, non sono uno che ha difficoltà, butto via il pallone, quindi mi ispiro molto a lui. Sì,
Una cosa per completare sulle caratteristiche, in questo precampionato ha giocato anche a sinistra, insomma, è stato per emergenza, per esigenza, oppure puoi anche giocare terzino sinistro parte? Io ovviamente il mio ruolo è il centrale, però se serve la squadra io sono disponibile. Ovviamente come caratteristica giocare a sinistra non sono, diciamo, statico, non sono uno che... Esatto, però ho fatto le amichevoli principali giocate da centrale. Ciao Cantarini, Corriere dell'Umbria. Una curiosità, perché l'ultimo arrivato, tu sei uno dei primi arrivati al mercato, quindi sei qui da parecchio, volevo capire un po' com'è stato questo ambientamento, insomma anche magari questo inizio proprio a livello di partite ufficiali, le sensazioni, insomma, di vivere questa stagione così. No, sono rimasto, come ho già detto, molto colpito, non me l'aspettavo, una squadra subito che mi ha accolto bene, anche più vecchi mi hanno fin da subito aiutato e le amichevoli ufficiali le ho giocate praticamente quasi tutte, poi ho avuto un piccolo infortunio, un po' di pubalgia, mi sono dovuto fermare, ho ripreso questa settimana. Speriamo che vada avanti così, che sto meglio. Al di là dei portieri che ti piacciono, le tue caratteristiche invece quali sono e perché poi sei andato in Serie B e poi ti sei, diciamo, non fermato, ma comunque non ci sei rimasto? Le mie caratteristiche, diciamo, sono... l'attività in porta, tra i pali, e poi diciamo provo a fare il mio meglio per parare. Poi le caratteristiche... Ascolta, io aspetto il tiro e poi provo a pararlo, poi quel che è. E riguardo... l'altra domanda era... allora ci fu il primo anno di Serie B a Castellammare che andò molto bene, poi diciamo ero giovane, perché si parla di 3-4 anni fa, ero meno maturo e a volte troppe pressioni e troppe responsabilità a un ragazzo, insomma, a volte non fanno benissimo e diciamo l'ho un po' accusata. E quindi sono sceso di categoria, insomma, l'idea era di rilanciarmi, poi c'è stata la rottura del crociato, insomma, un po', e quindi niente, mi sono rimesso in gioco poi l'anno scorso in C, dove sono riuscito comunque sia a farmi tutte le partite, e poi quest'anno eccomi qua, insomma, diciamo, ho dato tutto me stesso per essere qua, quello sicuro. Entrambi, volevo capire un po' che cosa significa per voi, cioè, una squadra come il Perugia, e quindi se sentite un pochino, insomma, comunque il peso, no, di questa maglia, di questa della storia anche, insomma, di questo club. Ma diciamo che in primis io sono, non è frase fatta, ma sono proprio orgoglioso di essere qua, perché insomma i sacrifici fatti spesso e volentieri portano comunque sia a cose buone. Ti ho detto, ci arrivo con un'altra motorità, quindi questa maglia non pesa oggi, ma è motivo di orgoglio. Quindi. Io invece sinceramente non me l'aspettavo quando ho saputo della richiesta. E visto che sono giovane, diciamo, non è che ho vissuto la storia del Perugia, non l'ho scoperta avere qua al museo, me l'hanno spiegata molto bene, e comunque ho visto che negli anni sono passati molti giovani da qua e credo sia a piazza giusta dove si può crescere, speriamo sia così anche per me. Ci sono altre domande? Sì,
ho letto sempre anche che avevi iniziato in un altro ruolo, non giocavi da portiere quando eri ragazzino all'inizio, sì. Giusto? Poi facevi il terzino, no? Sì, ma non c'ho voglia di correre. Ah, ecco, mi faceva fatica. Non so se te l'hanno già fatta, te la faccio io, sono arrivato adesso. Centrale? Sì. O saresti disposto anche a spostarti sulle fasce difensive, ovviamente? Io, cioè, il mio ruolo principale è difensore centrale, ovviamente. Però se c'è la c'è bisogno di giocare anche terzino, posso farlo, ovviamente non un terzino di grande spinta, però mi posso adattare. Più a destra, diciamo.